Partiamo. Prima di tutto volevo ringraziare l'organizzazione del Festival della Filosofia, perché anche quest'anno ho invitato Ologramma a partecipare, tra l'altro in una manifestazione culturale che ha un interesse notevole a livello nazionale e non solo. E come vedete, le norme legate alla sicurezza e anche la numerosità del gruppo hanno creato delle ovvie difficoltà logistiche, però mi sembra che la soluzione trovata qui nel chiostro del Palazzo Santa Margherita sia molto importante ed efficiente. Prima di presentare Ologramma volevo dire due parole sul tema del Festival della Filosofia, anche per collegare questo tema alla presenza di Ologramma. Come sapete il tema è macchine, sembra un tema molto freddo, privo di umanità. Sembra che questo tema possa essere declinato solo in termini di utilità per l'uomo. In realtà le macchine rappresentano molto di più nella vita sociale di tutti noi e hanno condizionato anche abitudini, modi di vivere di tutti quanti noi. Carlo e Barbara, nel corso del programma, leggeranno dei brani, a mio parere, molto importanti sul tema del rapporto tra macchine e uomo, perché, come sapete, i concerti di Ologramma sono parole e musica, nel senso che i brani musicali sono alternati da letture fatte dai nostri due attori. Le macchine in questo periodo di pandemia hanno contribuito a salvare molte vite, però hanno mostrato anche dei limiti. Le performance tecnologiche non sostituiscono il supporto affettivo che solo l'uomo può dare. Pensate solo all'immagine simbolo di questa pandemia, la foto di Elena Paglierini che esausta si appoggia e si addormenta sul computer. Il computer che è indifferente a questa reazione, a questo stress di questa infermiera che aveva esaurito da tempo la carica della sua batteria. Però le macchine sono state molto utili anche per aiutare la comunicazione tra le persone, per compensare un po' la perdita di socialità che c'è stata inevitabilmente con le misure di contrasto alla pandemia. E i ragazzi di Ologramma, nonostante le disabilità che hanno saputo sfruttare la tecnologia delle macchine. Hanno continuato a fare musica insieme, hanno mandato i video delle loro performance, hanno lavorato per far sì che il progetto di Ologramma non si spegnesse. E così sono iniziati gli incontri in Zoom. Sara e Eleonora e Salvatore, con la musica che aveva creato, hanno promosso e realizzato l'idea di scrivere un brano musicale, che è quello che inizia il concerto di questa sera, di questo giorno. Le tecniche di songwriter hanno fatto sì che i ragazzi esprimessero quelle che erano le loro difficoltà, esprimessero i sogni che avevano per quando la pandemia e il lockdown sarebbe finito. Ed è nato un brano il cui testo è costruito con tutti i pensieri dei ragazzi.
Un brano che più che una canzone è un inno all'amicizia e alla fantasia. Vi leggo solo due brani che poi sentirete nella canzone di avvio del concerto. Ologramma è volare nell'Olimpo come gli eroi, è ballare il reggae col cielo, è vedere col cuore, è cantare sotto il sole. Roberta e gli ologrammi. Thank you.
Ci vorrebbe un mare grande, ci vorrebbe un mare così grande da colmare l'infinita solitudine di quei letti d'ospedale. Ci vorrebbe un cielo grande, dove guidare lo sguardo di quegli occhi smarriti, dove fare volare i pensieri, così che giungano fino a loro. Ci vorrebbe un cuore grande, per lenire il dolore di quei volti stravolti, attaccati alle macchine come alla vita, per sopportare i sentimenti lacerati da quei camion che inesorabili si allontanano con il loro carico di amore sigillato nelle casse. E mi manchi. Mi mancano le parole non dette, gli abbracci non dati. Mi mancano tutti i tuoi gesti. Mi tengo ogni tuo sorriso, ogni tua espressione, ogni tua piccola cosa. Ma lo stesso mi manca. Your way.
Ma allora perché fabbricarli se non hanno un'anima? Per il lavoro, signorina. Un robot sostituisce 3 operai. La macchina umana era troppo incompleta. Una volta o l'altra andava sostituita. Ed era troppo costosa. Basta. Come vuole, ma mi permetta, che cosa chiede la sua Lega dell'Umanità? Essa deve proteggere i robot e assicurare loro un buon trattamento. Beh, in questo momento sto studiando il modo di formare i nervi del dolore. I nervi del dolore? Sì, signorina, i robot quasi non avvertono il dolore fisico. Bisogna introdurre il dolore. Ma perché? Se non date loro un'anima, perché dar loro il dolore? Vede, qualche volta succede che un robot si danneggi da sé. Ficca la mano in una macchina, si spezza un dito o la testa, per lui è lo stesso. Bisogna sviluppare un istinto di conservazione. E allora perché non dar loro un'anima? Ma non è il nostro potere e soprattutto non è nel nostro interesse. Renderebbe la fabbricazione più costosa. Ma tutti gli operai del mondo così saranno senza lavoro. Sì, lo saranno, signorina, ma prima di 10 anni i robot avranno prodotto tanto frumento, tanti tessuti, tanto di tutto, che diremo: ciascuno si prenda ciò che gli occorre, non ci sarà più povertà. Saranno senza lavoro, ma perché non ci sarà più bisogno di lavoro. Le macchine faranno tutto, l'uomo farà soltanto ciò che gli piacerà. Davvero sarà questo il nuovo mondo? Certamente, la servitù dell'uomo, dello spirito alla materia, sarà finita. Gli affamati saranno messi a tavola. I robot laveranno i piedi dell'ex mendicante e gli prepareranno il letto nella casa di sua proprietà. I robot apparvero sulla Terra nel 1920, esattamente 100 anni fa, ma non in un laboratorio di automazione, bensì nell'opera teatrale di Karel Čapek, quella che stiamo leggendo. Il dramma continua così poi negli atti successivi, descrivendo la situazione qualche anno dopo. Durante l'ultima settimana non è stata denunciata nemmeno una nascita nel mondo. È diventato inutile avere dei bambini, perché siamo ormai in paradiso, capite? No, no, mi spiace, non comprendo. Non c'è più bisogno di lavoro umano, Non c'è più bisogno del dolore. All'uomo oramai bastano l'ozio e il godimento. La macchina fa tutto per lui. Quale maledetto paradiso è mai questo, dove gli uomini divengono inutili? È così, inutili. Tutte le università del mondo chiedono che si smetta la fabbricazione dei robot, ma gli azionisti non vogliono intendere ragione. Il delitto è aver insegnato ai robot a fare la guerra. Avere trasformato una macchina di produzione in uno strumento di distruzione. No, il delitto è un altro. È stato un altro fabbricare i robot. È stata la sola preoccupazione degli azionisti. Ed è a causa dei loro immoderati dividendi che l'umanità perisce. Io avevo creduto che con una specie di anima che, se fossero divenuti come noi, ci avrebbero compresi e non avrebbero più potuto odiarci, essendo un poco uomini, carne simile alla nostra carne, spirito simile al nostro spirito. Thank you.
se fosse stato per me, adesso forse sarei laureato. E magari se lei fosse stata con me, adesso sarei sposato. Se fosse stato, ma non sono mai stato così. Soddisfatto di me, in fondo non sono mai stato soddisfatto di che, ma va bene anche se qualche volta mi sono sbagliato. Essere libero, libero come un uomo. Vorrei essere libero come un uomo. Come un uomo appena nato che ha di fronte solamente la natura, che cammina dentro un bosco con la gioia di inseguire l'avventura. Sempre libero e vitale, fa l'amore come fosse un animale. Incosciente come un uomo, compiaciuto della propria
la libertà non è star sopra un albero, non è neanche il volo di un moscone. La libertà non è uno spazio libero, libertà è partecipazione. Di spaziare con la propria fantasia e che trova questo spazio solamente nella sua democrazia, che ha il diritto di votare e che passa la sua vita a delegare e nel farsi comandare ha trovato la sua nuova libertà. La libertà non è star sopra un albero, che si innalza con la propria intelligenza e che sfida la natura con la forza incontrastata della scienza, con addosso l'entusiasmo di spaziare senza limiti nel cosmo e convinto che la forza del pensiero sia la sola libertà. La libertà non è star sopra un albero, un'invenzione. La libertà non è uno spazio libero, libertà è partecipazione. La libertà non è star sopra un albero, non è neanche un gesto, un'invenzione. La libertà non è uno spazio libero,
grazie. L'altro giorno mio figlio mi ha chiesto di sedermi con lui sul divano e vedere Transformer 4, il film più bello del mondo.
così ha detto. Nei giorni precedenti l'aveva già visto 3 volte. Transformer 4 parla di camion che si trasformano in mostri alti 20 metri. Sì, 20 metri, avete capito bene. Questi mostri possono prendere una macchina e accartocciarla in un secondo, possono anche lanciare missili, tirare fuori un sacco di armi segrete. È una guerra su 2 fronti. Uomini buoni e macchine buone combattono contro uomini cattivi e macchine cattive. Mio figlio, come un invasato, diceva: "Guarda ora, mamma, guarda ora!" Dopo 1 ora di film ha cominciato a dire: "Tra poco comincia la guerra finale, mamma, la guerra finale è bellissima!" Allora io ho premuto il tasto del telecomando per vedere quanto mancava. 1 ora e mezza. Gli ho chiesto: "E che ne dici, tesoro, se ne vediamo una parte oggi e la seconda domani?" Ma lui, irremovibile: "Sei pazza, adesso comincia la guerra finale!" Allora gli ho fatto presente che mancava ancora 1 ora e mezza, chissà la guerra finale quando ci sarebbe stata. "Ma no, mamma, è adesso, la guerra finale è adesso!" E proprio in quel momento è davvero cominciata la guerra finale. In pratica, il caos totale. I camion si trasformano tutti, e dal passato arrivano altri camion che si trasformano in dinosauri. Lo so che non ci credete, ma erano dinosauri. Un'astronave enorme che arriva da qualche altra galassia comincia a espellere Transformer, e piccole astronavi, bombe, qualsiasi cosa possa distruggere qualsiasi altra cosa. E uno che sembrava cattivo e invece diventa buono, poi dice: "Stiamo uccidendo troppi esseri umani innocenti." Ed è vero, in effetti è vero, però è vera anche un'altra cosa, che la colpa è anche degli esseri umani innocenti. Perché la cosa più pazzesca di questo film non sono le macchine infernali, sono proprio gli esseri umani innocenti. Se uno si concentra su di loro, il film diventa una storia dell'insensatezza del genere umano. C'è il finimondo, certo, ma tutti continuano a vivere come se il finimondo non ci fosse. La gente esce, va in macchina, i genitori portano i bambini a scuola, tornano a casa, arrivano davanti al proprio grattacielo e dicono: "Mannaggia, non c'è più il grattacielo", e vanno a dormire da qualche altra parte, così. E i sopravvissuti di questa guerra finale sembrano dire: qualcuno è stato schiacciato, che peccato. Oppure: "Faccio qualche minuto di ritardo, scusatemi, ma la strada è pervasa da rottami e da cadaveri." È come se la gente che assiste alla catastrofe non si sentisse coinvolta, capite? Come se riguardasse soltanto gli altri. E tutto questo è inverosimile. Poi però mi sovviene un altro pensiero. Questa indifferenza dell'umanità, questa inettitudine di fronte a catastrofi incombenti che richiederebbero una ferma presa di posizione, questa prigione in cui gli uomini si sono rinchiusi, sono davvero così lontane dalla realtà? Stringo più forte il braccio attorno a mio figlio a quel punto, un po' per proteggerlo e un po' per ricevere la sua forza. In a
mentre attraversavo Londra, un giorno senza sole, vidi una donna piangere d'amore, piangeva per il suo Jordi. Il suo pony cavalcherà fino a Londra stasera ad implorare per Jordi. Jordi non rubò mai neppure per sé un frutto, un fiore raro, rubò sei cervi nel parco del re vendendoli per denaro. Salvate le sue lacrime, salvate il suo sorriso, non ha vent'anni ancora, cadrà l'inverno anche sopra il suo viso, potrete invitarlo allora. Nel cuore degli inglesi, nello scettro del re, Jordi potrà salvare, anche se piangeranno con te, la legge può cambiare. Così lo impiccheranno con una corda d'oro, è un privilegio raro, rubò sei cervi nel parco del re, vendendoli per denaro, rubò sei cervi.
Hai letto sul giornale di quell'astrofisico americano che ha capito come costruire la macchina del tempo? Ecco, a noi servirebbe una macchina del tempo. Dovete sapere che da anni io e mia moglie discutiamo sempre della medesima cosa, del presente e del futuro. Io penso al futuro continuamente. Ossessivamente. Lei invece pensa al presente, ossessivamente. Abbiamo scoperto che in ogni evento della vita, anche più banali, come scegliere se comprare pane bianco integrale oppure decidere chi porta il bambino in piscina, la questione del presente e del futuro si presenta ogni volta. Se ad esempio dobbiamo pagare il nuoto e le chiedo se paghiamo ogni mese o in una rata unica, lei mi guarda con l'espressione filosofica di chi conosce le cose del mondo. In una rata unica? E se poi moriamo? Paghiamo un mese alla volta. Mia moglie è contraria a ogni prospettiva che scavalchi la settimana corrente. Se poi moriamo, che ci occupiamo a fare di cosa deve succedere lunedì prossimo? Dobbiamo mettere un po' di soldi da parte. Abbiamo dei figli, diventeremo vecchi. Il nostro compito è anche quello di costruire, di progettare. Lei mi guarda se conoscesse davvero come è fatto il mondo. E se poi moriamo? Per mia moglie il futuro non esiste. Esistono tanti presenti consecutivi di cui dobbiamo subito approfittare perché potremmo morire all'improvviso. Quando dice: prendiamo tutti i soldi che abbiamo e andiamo in Polinesia, che ce li teniamo a fare i soldi se poi moriamo. Io mi chiedo sempre, ma se poi moriamo, che ci importa di essere andati in Polinesia? Che differenza c'è tra un morto che è andato in Polinesia è un morto che non c'è andato? Mettiamo anche che ci sia davvero il paradiso e che ci sia davvero San Pietro sulla porta. Cosa gli diciamo? Guardi però che noi siamo andati in Polinesia. Lo so che è più simpatica mia moglie ed è assolutamente vero che succede troppe volte che uno fa tanti progetti. Pensa alla sua esistenza come a un periodo lunghissimo in cui fare tante cose. Sì, e all'improvviso muore e tutto questo non ha avuto alcun senso. Lo so, però c'è una questione di cui mia moglie non tiene conto. E se invece non moriamo? Perché è verissimo che possiamo morire all'improvviso, ma se non succede? Se poi davvero diventiamo vecchi e tutti i soldi li abbiamo spesi in Polinesia, cosa diciamo? Che purtroppo non siamo morti e adesso non abbiamo più niente? Così, alla fine, tutte le discussioni si condensano in questo dialogo di essenzialità filosofica. E se moriamo? Ma se non moriamo? Appena la informano che qualcuno ha avuto un infarto, una malattia grave, un incidente, non voglio dire che è contenta, per carità, anzi è davvero dispiaciutissima, però conserva la lucidità di venirmi a dire: lo vedi? Lo vedi? La vita com'è? È inutile costruire, risparmiare, fare progetti, perché vedi come vanno le cose. Credimi, l'unica cosa sensata da fare nella vita è prendere un aereo e andare in Polinesia. Io poi non so cosa ci sia in Polinesia che l'attira tanto. E poi potrei ribattere con la stessa sua logica: vivere? E che viviamo a fare se poi moriamo? Quindi, in attesa della macchina del tempo, meglio prendere la vita come se il futuro esistesse davvero. Immancabilmente ci deluderà, ma è pur sempre un futuro. Sì, ma se poi moriamo? Thank you.
vivere. È passato tanto tempo, vivere è un ricordo senza tempo, vivere è un po' come perdere tempo, vivere e sorridere. Vivere è passato tanto tempo, vivere è un ricordo senza tempo, vivere è un po' come perdere tempo, vivere e sorridere. E guai così come non hai fatto mai, e pensare che domani sarà sempre meglio. Oggi non ho tempo, oggi voglio stare spento. Sei morto dentro.
maleducata di quelle vite fatte così. Voglio una vita che se ne frega di tutto, sì. Voglio una vita che non è mai tardi,
di quelle che non dormono mai. Voglio una vita di quelle che non si sa mai. E poi ci troveremo come sta a bere del whisky al Roxy Bar. O forse non ci incontreremo mai, ognuno a ricorrere i suoi guai, ognuno col suo viaggio. Voglio una vita spericolata.